Qui siamo davanti al Santo Sepolcro, uno dei luoghi simbolo ovviamente di Gerusalemme e uno dei luoghi attorno a cui si sono snodati i conflitti medievali, quelli tra i cristiani crociati e la popolazione musulmana che sono andati avanti per tutto il periodo delle crociate. Dopo la conclusione di quel momento lì si riaccende un nuovo conflitto, questa volta dalla fine dell'Ottocento agli inizi del Novecento. Inizialmente non sembra un conflitto, cioè c'era l'arrivo dei primi ebrei dall'Europa, naturalmente qui era rimasta sempre una presenza ebraica locale, costante nei millenni, ma a fine 800 vi è la prima aliyah, la prima immigrazione di ebrei dall'Europa, che aderiscono al nascente movimento sionista. Non è ancora un'immigrazione in massa, ma il nascente movimento sionista ha l'intenzione di creare, se non uno stato, quantomeno un luogo di insediamento per gli ebrei. All'epoca c'è l'impero ottomano ancora nel territorio, la Palestina sta affrontando una serie di processi di modernizzazione e in realtà anche di estrattivismo, di sfruttamento nei confronti già della popolazione locale, le cui terre comuni vengono privatizzate a vantaggio dei proprietari terrieri, e in questo processo arrivano i primi ebrei sionisti, inizialmente visti come una presenza positiva, modernizzatrice, sia da parte dell'elite ottomana che da buona parte della popolazione araba locale. Poi però cosa succede? Succede che nel giro dei decenni successivi, fino a diventare chiaro agli inizi del Novecento, ci si rende conto che questi nuovi arrivati non intendono convivere, cioè non intendono portare capitali e tecnologia facendo lavorare i locali, ma intendono invece acquistare le terre. In quel momento si acquistavano dai proprietari terrieri arabi per farle lavorare agli ebrei che arrivavano dall'Europa. Ecco, se fosse stata semplicemente una colonizzazione fatta con i capitali, anche finalizzato allo sfruttamento delle persone e delle risorse locali, il sionismo non avrebbe provocato i conflitti che ha provocato nel lungo periodo. Quello che ha esacerbato il tutto e che lo ha reso un conflitto che va avanti ancora oggi è che una parte, all'inizio non maggioritaria, anzi proprio minoritaria, fino all'avvento di Hitler, fino alla Shoah, una parte proprio minoritaria della popolazione ebraica europea ha visto nel sionismo l'occasione del proprio riscatto. Stiamo parlando degli ebrei ashkenaziti, soprattutto dell'Europa orientale, quella sottoposta al dominio dell'impero russo zarista, i quali erano discriminati, esclusi da buona parte delle professioni, esclusi soprattutto dal possesso della terra. E quindi l'idea, andiamo in un posto che è nostro, dove la terra la possediamo noi, dove noi lavoriamo i campi, vuol dire un cambio completo della propria identità e un cambio completo rispetto a una situazione di sudditanza. È questo che diventa il carburante dell'identità sionista, che, ripeto, a inizio Novecento non è affatto dominante tra gli ebrei della diaspora, ma lo diventerà in seguito con l'avvento del nazismo e la Shoah.